una nuova linea di borse realizzate riciclando gli striscioni e i telloni pubblicitari in PVC di mostre, cicli di conferenze, spettacoli ed eventi della Galleria Civica di Modena. Questo originale esempio di slow fashion o moda chilometri zero made in Emilia Romagna ha anche un marchio, si chiama Per Grazia. L'idea non è di uno stilista o di un'impresa, bensì di alcune classi dell'Istituto di Istruzione Superiore Cattaneo dell'Edda di Modena ed è il risultato di un percorso di educazione cooperativa realizzato dalla scuola in collaborazione con la sede modenese di IRECOP, l'ente di Confcooperative per la formazione professionale. Negli ultimi 3 anni IRECOP ha lavorato con le classi quarte e quinte del Cattaneo dell'Edda indirizzo moda per far acquisire agli studenti una mentalità autoimprenditoriale, rafforzando alcune competenze come il saper lavorare in team, comunicare, raggiungere obiettivi. Gli studenti, insieme ai loro docenti, con il consenso dei genitori, hanno simulato un'impresa cooperativa che produce borse progettate, tagliate e cucite, recuperando i banner pubblicitari della Galleria Civica di Modena. I ragazzi hanno fatto 2 anni di simulazione di impresa e oggi arrivano insieme ai loro insegnanti e ai loro genitori a costituire un'associazione per la promozione sociale, quindi un'associazione che esce dal contesto di pura simulazione e che ha l'obiettivo di essere una sorta di incubatore che li può transitare verso il mondo del lavoro. Dalla progettazione al prodotto finito, il lavoro è affidato a un'associazione di promozione sociale costituitasi il 5 dicembre. Il progetto è anche tra i vincitori del concorso di idee Io amo i beni culturali, indetto dall'Istituto per i beni culturali e dall'Assessorato Scuola e Formazione Professionale della Regione Emilia-Romagna. Il brand Per Grazia, che gioca con il nome della Scuola Superiore Modenese intitolata alla scrittrice Grazia Deledda e con la concessione in uso gratuito della materia prima da parte degli istituti culturali del Comune di Modena, è stato presentato il 24 novembre a Palazzo Santa Margherita, sede della Galleria Civica di Modena. Ci è piaciuto molto fare questo progetto perché ogni persona ha potuto mettere del suo nella cosa che stiamo facendo e ci vuole molto impegno, riusciamo comunque a organizzarci molto bene e per noi comunque è sempre una cosa bella per stare insieme e lavorare per queste cose che noi abbiamo scelto apposta di fare. Per noi come scuola la Confcooperative ci è stata da guida per cercare di mettere insieme questa associazione, questa APS, Associazione di Promozione Sociale. L'obiettivo è stato quello di dare una prova reale di un percorso che può servire agli studenti in futuro, vale a dire da una idea arrivare alla creazione per arrivare poi alla commercializzazione di un prodotto, sostanzialmente cercare di fare impresa.